Che buonasera. Buonasera. Attenzione perché vedo un mandolino. Ah. È un'orchestra. Chi siete? Siamo la banda della posta. Come mai questo nome? Siamo dei postini musicali. Ah, ecco, da dove venite? Da Calitri, provincia di Avellino. Grande. Da quanti anni suonate insieme? Perché qualche annetto mi sembra che ce l'abbiate, insomma, pochi. Da 40 anni. Poi se siete postini suonate sempre due volte, immagino. Sì, certamente. Bravo. Bellissima. E adesso cosa ci fate sentire? Nella nostra carriera siamo passati dal folk al progressive. Poi abbiamo suonato progressive. Sì. Abbiamo suonato anche per altri artisti, tra cui Vinicio Capossela. Questa sera cogliamo l'occasione per esibirci celebrando il rock and roll. Certo, con il mandolino, perfetto. Chiamare ragazzi, sì, direi certo. Di sì, dopo sì. Una prestazione del genere, bravissimi, avete creato un'atmosfera unica, veramente, complimenti, non vi si può dire altro, complimenti. Siete veramente simpatici, allegri, coinvolgenti. Sì. Quanti anni avete? Dai, in media. Una sessantina. 60, ah, media beh. 60, giovani. Ora siete quindi, giovani. 7-4. Sei giovane, ma sei io giovane. sentivo un friccico le dita. No, siete il sogno è di beccarvi in fila alle poste perché ci sono sempre solo dei grandissimi cacacazzi, quindi giusto. Non è vero. Però sono molto forti, mi avete molto divertito. Grazie. Avete fatto danzare. Grazie mille. Votiamo? Inizio io, per me sì. Io vi dico sì.
anch'io vi do un grande sì. Poiché finalmente ho fatto un passo di rock and roll con queste due pippe che sono Matano e cosa, che non sanno neanche muovere un piede, devo dire che però mi sono divertita, sì. Grazie, grandi, grazie mille. Grazie. Grandi postini. Rock and roll. Andate a imbucarvi da qualche parte, continuo con i giochi di parole.